caldi, perché ora sì. Tenta nuovamente e c'è proprio la Croazia. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Colpisce il pallone e insaccano. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Un contropiede portato in maniera perfetta. Partita, non c'è più tempo, finisce qui. Questo è un risultato che davvero non ci voleva. Dovranno reagire subito. Vincere la prossima partita per rientrare in corsa. Siamo ai titoli di grande show calcistico per nazione. Quello per cui si fantastica nei campetti di tutto il mondo. Finalmente ci siamo. L'entusiasmo del pubblico qui allo stadio è pari. Segnare alle avversarie di gruppo. I giocatori sono consapevoli del significato della partita di oggi. La voglia di scendere in campo ci metterà poco a sostituire il nervosismo del primo giorno di scuola. Ma dopo il fischio dell'arbitro, Ivan cerca la rete e c'è gol del Perù. E non potevano sperare in un inizio migliore. Un gol e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Farfan inventa nello spazio. Ecco il tiro. La mette in rete. Ne hanno voluto un altro, adesso la possono gestire con più calma. Ha guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Prestazione, sono partiti forti dimostrando grande personalità, adesso devono continuare in questa maniera. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Certo, devono continuare su questa strada. Siamo ai saluti finali. Parata di Szczęsny, riesce ad intercettare. Attenzione, parata di Szczęsny. Provati, sensazionale Pickford. Ha sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare. Giordanelli, un palo clamoroso. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi. E anche Kane. La palla va sul palo! Cerca lo spunto Placikowski! Occasione per il contropiede. Questa è ora, tiro di Lingard! È stato sfiorato e determina la fine della gara. C'è un po' di delusione per la verità, volevano assolutamente i tre punti. È arrivato appena un pareggio. Vedremo quello che succederà nella prossima gara. Per concludere... È vero che lascia intatte le possibilità di qualificazione, ma è anche vero... che ti impone di vincere. Grande show calcistico per l'azione degli ultimi 4 anni. Possiamo solo immaginare l'emozione del in tutte e due le metà campo, ma arriverà anche il... Ci prova! E il portiere dice... decide di sfruttare la fascia. Aiai, stanno correndo gli Ziyech! Entrambe le squadre a vincere la partita, ma non è bastato. E cominciano dunque con un pareggio, certo. Beh, Fabio, sicuramente... grande show calcistico per nazione. Non può essere altrimenti. Stiamo assistendo al match di esordio più atteso degli ultimi 4. L'azione individuale senza successo però. Palla tra le linee. Grande occasione. Ecco. Grande parata di Armani. Palla filtrata per Agüero. Vede la conclusione. E c'è il gol dell'Argentina. Prima rete per l'Argentina. Tentativo verso la porta, prova la conclusione, beffa l'estremo difensore. Israele rimette in piedi la gara pareggiando.
palla filtrante per Agüero. Messi, Agüero, lo toglie dalla porta. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Occasione d'oro, occhio al tiro. Bellissima esecuzione, gran gol. Un tiro eccezionale. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Sconfitta, forse un episodio, adesso però sarà necessario reagire. Non c'è più spazio per errori. E tu? La nostra, il più grande show calcistico per nazioni. Non potrebbe essere altrimenti. Negli ultimi 4 anni possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori. Niang, altra occasione, allontana il pericolo. Ecco il tiro, la prova di forza, si libera la grande. Il Senegal ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidi. Mané cerca il passaggio profondo. Ecco, un grande riflesso qui. Mané lo conclude. Il portiere dice di no. Questo errore potrebbe esservi fatale. Tenta nuovamente e c'è la rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Bellissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Di creare pericolo. Mostrano un buon controllo del gioco. Pronto al tiro. Gol vuoto. Gol pesantissimo trovato nel finale per giunta. Colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Ha avuto subito un grande impatto sul gol. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Colpisce! È il pallone filtrato. L'esecuzione non sia stata all'altezza. Rischia la fine della gara. È chiaramente una sconfitta, forse un episodio. Adesso però sarà necessario reagire. Non c'è la prossima partita per rientrare in corsa. Del più grande show calcistico per nazioni. Sono l'esordio più atteso degli ultimi 4 anni. Possiamo solo immaginare. Vedremo come tutto questo si tradurrà in campo. Ma se così fosse, i tifosi. Colpisce verso la porta. Sané! Il portiere dice di no. Mette il turbo. Può colpire. Sensazionale Courtois! Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Lukaku raccoglie un passaggio dalle retrovie. Se ne va. Neuer dice di no. Ci arriva di nuovo. E c'è il vantaggio. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si... Toni Kroos. Toni, sensazionale Courtois! Che grande! Ha potuto ribaltare il risultato. Neuer dice di no! Attenzione, grande scocchio alla conclusione! È una grande occasione fallita questa. Palla filtrata per Lukaku. Calcio di punizione. E l'arbitro si avvicina. Espulso! Chi poteva pensare? Diventa una scelta individuale. Mertens! Fantastico gol! Un gol incredibile! Questo è un gol stupendo! Stupendo! Ora doppio vantaggio per lui. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla. Determina la fine della gara.
è chiaramente una sconfitta, forse un episodio. Adesso però sarà necessaria una botta dal punto di vista morale. La squadra adesso dovrà fare ricorso a tutte le sue energie. Siete caldi? Perché ora sì, tante analisi. Diamo finalmente il via alla competizione con questo primo appassionante. Lo stadio è fermo. Molti tifosi accorsi per sostenersi storico, se pensiamo che la sua inaugurazione risale addirittura al 1892. Cerca la rete! Opportunità di ripartire. Si libera la grande. Tenta! Il portiere si mette del suo per evitare il gol. Questo può andare in affanno. Tocco preciso. Son Heung-min. Attenzione, grande chance. Ecco il tiro! E c'è il gol della Corea del Sud! Una bella conclusione. Con la palla filtrante, riceve la palla, c'è un'opportunità, può colpire, la mette in rete. Sono tornati in partita quando tutto sembrava perduto. Hanno trovato la forza di reagire e riaprire la gara. Tempo si è messo in mezzo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora. Prova il tiro sulla destra, ha spazio sulla fascia, può provare, gran palo! E in questo esatto momento l'arbitro dice che può bastare, c'è il fischio finale, c'è un po' di delusione. Beh, Fabio, sicuramente entrambe le squadre speravano di inaugurare il torneo con una vittoria. Del più grande show calcistico, quello per cui si fantastica nei campetti di tutto il mondo. Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in questo momento. Una della di oggi. La voglia di scendere in campo ci metterà poco a sostituire il nervosismo del primo giorno. Ndolo! Bel tentativo. La difesa ad allargarsi in modo da lasciare il centro. Prova la conclusione! Piuttosto. È in ottima posizione. Pronto? Splendida reazione del portiere! Passaggio profondo per Embolo. Ottimo passaggio, deve tirare! La toglie dalla porta! La butta via. Shaqiri si prepara al cross. Intercetta il passaggio. Tenta di allontanare il pallone. Può provare! Vediamo se può capitalizzare. Ci prova. È un grande riflesso qui. Se ne va. Avanza verso l'aria. Può cercare il tiro. Bella in rete. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a mettere. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Occasione da rete! Un gol pazzesco! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario! Con questa soluzione il portiere è rimasto ipnotizzato. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità. E il portiere dice di no. Per il morale. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Vincere la prima partita è fondamentale per avere la serenità nella prosecuzione del torneo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Prima partita del più grande show calcistico per nazioni, quello per cui si fantastica nei campetti di tutto il mondo. Finalmente ci siamo, sarà per me. Stiamo assistendo al match di esordio più atteso degli ultimi. Esibizione di tifo sugli spalti. E manda anche un messaggio chiaro agli avversari. Partita già in corso di svolgimento. Ecco il tiro. E c'è il gol del Giappone. Arriva subito il gol.
avversari sono stati... Gawa. Prova la conclusione. Colpisce il pallone. Infilza il portiere. Vantaggio di 2 gol. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. La partita riprenderà dopo le modifiche. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Il portiere si oppone. Ecco Coutinho. Eccolo per prova a tirare. La squadra in porta. Con questo gol rientrano decisamente. La mette in avanti, non può sbagliare, pronto al tiro, può cercare il taglio in mezzo, si libera la grande, possibilità, occhio al tiro, il pallone dentro, e questo può essere un passo decisivo. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Veloci nel passaggio. Marcelo, occasione da rete. Roberto, splendida reazione del portiere. Grande delusione e anche un po' di sorpresa per questa sconfitta. Io credo che si aspettassero di partire diversamente. Per concludere, ha ricorso a tutte le sue energie per trovare la forza. Siete caldi, perché ora i tifosi accorsi per sostenere le proprie nazionali, incaricate tra l'altro di dare il là alla sinfonia del calcio globale.
asterisco se vuole recuperare questa. C'è un bel pallone. Gioca una palla lunga. Attenzione. Possiamo solo immaginare l'emozione del giocatore in questo momento. Fare un risultato nella partita inaugurale del girone equivale a mettere un bel po' di fieno in cascina. Ti dà quel piccolo vantaggio. Immobile all'accetto, ha fatto il pezzo del campo. Sì, già i loro avversari finora sono rimasti molto compatti, credo che vogliano in qualche modo provare ad Immobile. Sul pallone. Grande occasione, punto fino. Che pazzesco. Non poteva esserci un altro migliore. A quella distanza ci sono un sacco di variabili da considerare. Difesa però ben posizionata.
pressione dietro questa partita. Prima sconfitta, ancora lui oggi con una bella vittoria nel prossimo match. E ora sì, adesso tante aspettative, tante parole, tante analisi. Andiamo finalmente qui alla continuazione con questo primo appassionato. È davvero una bella spalla, perché la dice di nuovo il suo pallone. Continua ad avanzare verso l'aria. Ottima giocata. Da lì può crossare. C'è il cross. E va un salvataggio molto. Ci prova! Ottimo intervento! Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare. A concludere! Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere il tiro. Continua! Palla verso la porta. Si aspettassero di partire diversamente. Eccoci qua,
per il tuo prezzo.